State per vedere una cosa che non si vede da anni. Ciao Watermelons e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho ricevuto i due pacchetti che stavo aspettando da Fangamer e sono pronto per farvi vedere le cose bellissime che ho trovato al loro interno. Tutte le cose che vedrete sono a tema Slime Rancher. Questo gioco io l'ho provato qualche mese fa, tipo verso maggio-giugno l'ho provato su PC e quando l'ho provato sono entrato in fissa, voi non potete capire. Mamma mia, ho iniziato a giocare a questo gioco tipo 20 ore su 24. Solo che poi a un certo punto mi sono fermato e ho detto no, io su PC non mi trovo benissimo a giocare ad alcuni tipi di giochi e in questo caso infatti non riuscivo a giocarci benissimo. Quindi, insomma, mi metto a cercare così un po' di informazioni su internet riguardanti il gioco, dato che mi piaceva tantissimo per capire se c'era anche per altre console, e leggo che era prevista l'uscita del gioco su PS4 a settembre. Quindi ho detto no, fermiamo tutto, smetto di giocarci e attendo settembre. Arrivato a settembre mi rimetto a guardare informazioni qua là, su e giù, e noto che il sito fangamer.com tra i vari prodotti ha aggiunto la Collector's Edition di Slime Rancher, quindi sono tipo impazzito e ho detto no, devo averla assolutamente, però vado a vedere la data di uscita e mi viene fuori dicembre. Ho detto come dicembre? Io ho aspettato questi mesi convinto di poter giocare al gioco, a settembre dovrò aspettare ancora di più? L'attesa è stata infinita. Però vabbè, finalmente sono pronto per farvi vedere tutte le cose bellissime. Questa è la t-shirt che adesso andrò a indossare. Ecco qui. Adesso me la metto, poi dentro c'è anche una spilla. Adesso mi cambio la t-shirt ed eccola qua. Mi alzo così, oh, aiuto, ho tirato una botta alla sedia assurda. Comunque, eccola qui, è bellissima. Poi abbiamo le spille che sono fatte strane, sembrano tipo gommose. Adesso le tiro fuori, vediamo un po'. Oh mio Dio, sono bellissime. Dietro hanno la clip fatta in questo modo e poi vabbè. Queste sono le varie spilline che sono di gomma, boh, sono bellissime. Poi abbiamo gli adesivi che sono qualcosa di gigantesco, tipo. Ecco qua anche gli adesivi. Poi i vinili che sono qualcosa di pazzesco. Cioè io vi faccio vedere intanto le dimensioni. Questo è il gioco e questa è la dimensione dei vinili. Sono giganteschi, mamma mia. Costolina che si vedrà poco ovviamente perché è fine. Questo è il retro, guardate che bello quando aprite, guardate l'illustrazione, vabbè, è bellissima. Tiriamo fuori i dischi, guardate belli, cioè ogni disco ha la sua confezione, ragazzi, guardate che roba. Io ancora non ho aperto la roba, quindi la sto vedendo insieme a voi, Guardate che strafigata di vinile. Oh mio Dio, tipo è il vinile più bello che io abbia mai visto. E l'altro invece in quest'altra tasca, sempre con la sua confezione. No, vabbè. Ma poi guardate che strafigatissima. Io non ho assolutamente parole. Ah, ho notato adesso che la faccina dello slime cambia. E ovviamente nei vinili c'è la colonna sonora e in tutto sono 25 tracce. Questa è la custodia del gioco. E ragazzi, non ci credo. State per vedere una cosa che non si vede da anni. Il booklet. Seriamente, un booklet dentro ad una custodia di un videogioco? No, vabbè. Mamma mia! Ma che figatissima! Come se non bastasse, stampato anche all'interno. Ah, credevo che questo fosse soltanto un foglio appoggiato, invece è la copertina! Che figata! Comunque questo, io boh, non ho parole, veramente. Questo è il libro senza la copertina. Ci sono gli slime in rilievo. Anzi, non sono in rilievo, sono scavati, ma vabbè. Il logo, anche questo, è in rilievo. Ed è tutto sparaflescioso, cioè, che strafigata. E poi c'è la sovracopertina che oltretutto ha una mappa.
Che figata! Questa comunque, come vi dicevo, è la guida, quindi ovviamente tutto in inglese e dentro ci sono i consigli, le cose, insomma tutto quello che trovate in una guida. Avete la possibilità anche di scrivere le note. E adesso chiudiamo in bellezza con la Collector's Edition. Volevo farvi vedere, guardate, c'è persino la scatola. Ha il logo con scritto Slime Rancher, infatti non voglio assolutamente buttarla perché è una strafigata. E anche la busta protettiva ha la scritta Slime Rancher. Io boh. Comunque guardate la Collector's Watermelon, è qualcosa di spettacolare, è troppo ganza, è strana, è fatta tipo a cartoncino del latte, boh, non saprei neanche definirlo. Comunque adesso la apriamo. Questa è la figure barra salvadanaio ed è fatta benissimo, non è in resina, è in boh, tipo gomma plastica. Qui c'è il buco del salvadanaio e qui sotto avete il tappo appunto per togliere i soldi. E sinceramente la preferisco così, perché a me le figure in resina mettono un'ansia allucinante. Ho sempre paura che cadano e che si frantumino in mille pezzi. E vabbè, poi il cuscino è un cuscino vero, quindi con la stoffa, con anche i cispiolini qui. E boh, adoro alla follia. È fatta troppo troppo bene nel complesso. E questa ovviamente dovrò metterla esposta per forza. Ma andiamo avanti perché non finiscono qui le cose. Qui sotto c'è anche qualcos'altro. Abbiamo la bandana di Beatrix, che sarebbe la protagonista del gioco. Poi è gigantesca. Ok, sì, si vede anche il disegno. Gli adesivi in rilievo, guardate quanto sono belli. Mamma mia, questi sono fantastici. E infine, no vabbè, guardate, mamma mia, questa è una moneta di gioco, si chiamano New Bucks. E guardate che figata, è fatta benissimo. E questa è la stessa moneta che poi ritroviamo anche sul Lucky Slime. Dovrebbe chiamarsi Lucky Slime, mi sembra, non sono sicurissimo. Poi controllerò nella mia enciclopedia di Slime Rancher. Watermelons, questo unboxing finisce qua. E per quanto riguarda la recensione del gioco, vi chiedo di aspettare qualche giorno perché voglio fare una cosa un po' diversa rispetto a quello che faccio solitamente. Farò una recensione dettagliata, quindi vi dirò le cose che mi fanno impazzire, le cose che non mi convincono, eccetera eccetera. Quindi ecco, vi chiedo di avere un po' di pazienza perché appunto per fare la recensione ho bisogno di provare il gioco a fondo, così da capire bene tutto. Detto questo, qui sotto in descrizione vi lascio il link per poter visitare il sito, dato che la Collectors e i vari accessori, i vari gadget li trovate soltanto sul sito fangamer.com. e io aspetto le vostre opinioni, voglio sapere innanzitutto se avete già provato il gioco e che cosa ne pensate, visto che comunque si tratta di un gioco abbastanza vecchio, diciamo così. Ma soprattutto sono curioso di sapere che cosa ne pensate dei vari oggetti e qual è il vostro preferito. Detto questo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video. Ciao!